prima di cominciare volevo dire che, o scusarmi magari, perché a volte sembra che inizi... Puoi alzarlo un po'? Adesso mi sentite bene? Ok. Perché a me piacciono fare i culti per chiamare la persona a ragionare. Perché Dio è un Dio di logica, un Dio di matematica, e credo che noi lo dobbiamo accettare con la coscienza. Quindi a volte quello che sembra che sto facendo un attacco alla verità di Dio o alla legge è una chiamata a ragionare, perché il finale faccio sempre quello che significa il mio messaggio. E quindi oggi partirò anche da punti controversi e cercheremo di fare uno studio biblico insieme, di arrivare a un proposito nella nostra vita. E con questo volevo dire che la mia maggior vittoria, quando ho detto proprio ti ho sconfitto, è stato quando sono arrivato qua e che per la mia fede nel sabato ho negato 5 posti di lavoro che mi chiedevano di lavorare al sabato. E nonostante tutto, quando tutto sembrava che era perso, Dio mi ha benedetto e oggi sono ancora qua con voi, quindi la storia è andata a buon fine. Però ho una cosa nel mio cuore. Il mio maggior desiderio è vivere in quella patria, è essere presente e stare con Gesù quando Lui ritornerà. E questo molte volte è la nostra grande questione, il nostro cuore. Salvi o non salvi? Qual è la mia condizione per essere salvato? Se voi oggi, per esempio, oggi avrei un amico che partirebbe, non so, per la Cina e mi direbbe: Jojo, te sei avventista, te sei cristiano, dimmi, che adesso devo partire, in poche parole, cosa devo fare per essere salvato? Io magari gli direi: beh, devi fare 19-20 lezioni bibliche, se non ti battezzi non c'è neanche una chance che sei salvo, devi compiere le 23 dottrine, devi dare la decima. Insomma, non gli dava un bel messaggio se dicevo così. In poche parole. Non si sente ancora? Ecco. Magari adesso alzo un po'. Appunto, dicevo questo, devi fare le 19 studi biblici, devi battezzarti, se no non hai chance, devi fare la lavanda dei piedi, devi fare questo. E sicuramente questo mio amico non è che partirebbe con grandi speranze. Ma andiamo nella Bibbia. Andiamo a vedere in Atti 16, 30, 31 ciò che risponde Paolo a questa domanda. Dice, gli chiedono, no? Cosa devo essere fatto? Come devo essere per essere salvato? In 16:30-31 lui dice, ecco, 29:30, Menate lì fuori disse: Signore, che devo io fare per essere salvato? E Paolo e Sila risposero: credi nel Signore Gesù, credi e sarai salvato. Qua sembra facile, insomma, per salvarsi basta credere in Cristo. Se noi andiamo un po' per strada, possiamo chiedere a tutte le persone: credi in Dio? Diciamo che un 60-70% dirà che crede. Su questo che dice Paolo, tutte queste persone che dicono credo in Dio sarebbero salvate. Però non mi convince ancora. Andiamo magari a vedere, a sentire quello che dice Pietro, sempre in Atti capitolo 2. Atti capitolo 2, tremila persone chiedono a Pietro: cosa devo fare per essere salvato? Capitolo 2, 37-38.
Oressi, udite queste cose, furono compiuti nel cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: Fratelli, che dobbiamo fare? E Pietro disse loro: Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù. Bom. Adesso ho già cambiato un po' il messaggio. Prima crediate in Cristo e questo basta. Adesso Pietro dice di ravvederci e di essere battezzati. Bom. Però andiamo a chiedere a Gesù. Gesù è il cammino, Gesù è la verità, quindi lui avrà una risposta più chiara. Uno dice credere in Gesù, l'altro dice ravvedetevi e battezzatevi. Matteo, apriamo la Bibbia, Matteo di giorno, al giovane ricco, no? Questa la sappiamo, non c'è bisogno di andare a vedere. Matteo 19, 17, 24 c'è la storia del giovane ricco che dice cosa devo fare per essere salvato? E Gesù dice: Osservi i miei comandamenti, no? Lui dopo c'è tutta quella storia, no? Io già li osservo, però Gesù gli risponde: Osserva i miei comandamenti. Il proprio Gesù dice: Adesso c'è un problema, la salvezza per le opere. Però andiamo a chiedere a Gesù di notte. Gesù di notte, cosa dice Gesù di notte? Va a Nicodemus, cosa ha detto Gesù a Nicodemus? Devi nascere di nuovo. Giustificazione per fede. Gesù predica nel giorno una dottrina e di notte un'altra. Andiamo a vedere. Ci sono già quattro domande, quattro versetti e non abbiamo ancora una risposta chiara. La domanda: possiamo essere perfetti? Questa domanda crea un po' di, molte volte, un po' di squilibri, no, nella Chiesa, perché possiamo essere perfetti e c'è il fratello che alza la mano e l'altro dice: Ah, quello lì, chi lo direbbe? Santo. Ma poi ci sono quelli che non abbassano, che non alzano la mano e gli altri dicono: Ah, peccatore, guardalo lì, non alza la mano, non è santo quello lì. C'è gente che prende il cellulare, risponde, finge che deve andare e va via, no? È una domanda che suscita molti dubbi in noi, no? Possiamo essere perfetti? Ma ci sono quelli che pensano di sì e ci sono quelli che pensano di no. Giustamente, siamo tutti diversi. E allora, questa volta apriamo la nostra Bibbia in Filippesi 13 e 12, che sono quelli che sostengono che po non possiamo essere perfetti. Filippesi 3, 12. Ci siamo? Allora, 15, 12. Allora è Paolo che scrive: Non che io abbia già ottenuto il premio o che sia già arrivata alla perfezione. Cosa dice? Non è che sono perfetto, non sono perfetto, non sono arrivato al premio, quindi lui sta dicendo che non è perfetto. Caro fratello, se Paolo che è Paolo, San Paolo, dice che non è perfetto, chi sei te per dire che sei perfetto? Non sei nessuno. Se Paolo non è perfetto, non possiamo essere perfetti noi. Però c'è un altro gruppo che dice che possiamo essere perfetti. E dov'è che vanno a prendere la base per questa teoria? In Filippesi. In che capitolo? 3, versetto 15. Cioè, guardate, al versetto 12 Paolo dice non che siamo che sia perfetto. E al versetto 15 guardate cosa scrive. Sia questo dunque il sentimento di quanto siamo maturi, e se in alcuna cosa voi sentite altrimenti, Iddio vi rivelerà. Aspetta, anche quella. Sì, sarebbe 15. Magari la traduzione non è. Comunque, nella traduzione in portoghese, perché io lo dice, siamo maturi vuol dire siamo perfetti. Cioè, perfetto? Ok. Invece di maturi c'è la parola perfetto, quindi la base per la perfezione. Ancora siamo, è peggiorata ancora perché prima ho cominciato con credete in Cristo, dopo ravvedetevi e battezzate, dopo osservi i miei comandamenti e infine questo. Allora vi racconto la storia di, per capire bene perché tante religioni, perché tanti pensieri. Vi racconto la storiella, oggi non ci sono i bimbi, però è bella questa storiella. Di cinque ciechi. Cinque ciechi volevano vedere l'elefante. Volevo
sapere com'è fatto un elefante. Allora c'era un loro amico che aveva, era amico del padrone di un circo, e ha detto: guarda, oggi vi porto a vedere l'elefante. Voi non potete vedere, quindi vi porterò vicino. L'elefante è mansueto, voi lo toccherete e saprete come è l'elefante, no? Allora loro vanno, toccano l'elefante e tornano i cinque in macchina, no? E allora comincia il dialogo, no? E il primo: ah, che bello, ho toccato l'elefante. L'elefante era una grossa colonna. E c'è l'altro cieco che dice: no, guarda, non è così. Io ho toccato l'elefante. L'elefante era un serpente, una cosa che andava da una parte all'altra. E il terzo dice: guardate, non scherzate, voi siete proprio divertenti e vi piace scherzare. Io ho toccato l'elefante. L'elefante è una cosa fine, fine, fine. E ho detto: guarda, sono in malumore, non ho il mal di testa. Lasciate queste conversazioni. Io ho toccato l'elefante, l'elefante è una parete. Io l'ho spinto, non si muoveva, era una parete. E il quinto dice: guardate, io sono cieco, ma non sono scemo. Io ho toccato l'elefante, l'elefante era una lancia. Accade che uno ha toccato la gamba, uno la laterale, uno la proboscide, l'altro la zanna e l'altro la coda. Io domando: chi aveva ragione? Tutti. Quindi, cari fratelli, per analizzare la Bibbia non possiamo prendere un versetto. Dobbiamo andare alla ricerca di vari, vari versetti per sapere cos'è la verità. A me piace pensare che la Chiesa avventista non è la Chiesa che possiede la verità, è quella che cerca la verità in Cristo. E adesso andiamo avanti. Dopo la storia dei cinque ciechi, allora, è possibile vivere senza peccato? È possibile vivere senza peccare? Praticamente questo è semplificare ancora di più la lezione della scuola del sabato. È possibile vivere senza peccato? Come dice Paolo, io faccio quello che non voglio. No? È impossibile vivere senza peccato. Impossibile. E secondo voi è possibile vincere Satana? No, non è possibile vincere Satana. Approfondiamo. Allora, prima di tutto, perché Satana è invisibile? Diciamo, Dio non lo permette, ma diciamo che lui era qua e qualcuno aveva messo un circolo e lui era messo lì dentro. E mi dicevano: adesso puoi fare quello che vuoi con Satana, Giorgio. E dammi un coltello, però io non posso accoltellare ciò che è invisibile, non posso sparare in ciò che è invisibile. Satana è invisibile, quindi non posso lottare con lui. Secondo punto, lui è quasi onnisciente. Ossia, se io adesso, io ho i miei zii in Brasile, se io adesso telefono, prendo il telefonino, dico: ciao zio, tutto bene? Sì, tutto bene. Com'è il tempo lì in Brasile? Cosa succede? Cosa sono le ultime? Io so quello che accade in Brasile. Satana è quasi onnisciente, non che lui ha la sua capacità, però con i suoi angeli, loro hanno sistema di comunicazione molto più efficace del cellulare, alla velocità della luce. Quindi lui è quasi onnisciente, non è onnisciente, quasi. Poi lui sa tutto di genetica, tutto del corpo umano. È il master dei master in psicologia. Quindi è impossibile vincere Satana. Lui è molto superiore a noi. E poi c'è una cosa che io lodo a Dio. Non possiamo vincere Satana perché Dio non ce l'ha mai chiesto. Dio non ci ha mai chiesto di vincere Satana. E io lodo il Signore per non averci messo questo peso nelle spalle. E poi, e principalmente, perché abbiamo la natura peccaminosa. E vi spiego con una piccola storiella. Sapete cos'è un condor? Un abutre? Condor, il butre, no? È un uccello rapace, però, che si alimenta solo di carcasse, di carne putrefatta. Cadaveri, sì, cadaveri. Scusate. Allora, questa è una allusione, no? Mettiamo che io volevo educare, cioè volevo allevare un condor, un abutre. È un animale abbastanza grande, brutto, però
appunto, tutti allevano il pappagallo, allevano cani, gatti, così. Io volevo essere diverso, volevo fare il condor, no? Allora prendo il condor, prendo questo condor e adesso gli do un bel bagno, gli do il profumo, il gel e lo porto anche in chiesa. Sarebbe un santo condor, no? Lo porto qua in chiesa, fratelli, guarda il condor di Jojo, lo porterei nel culto per far vedere la storia. E tutti, bello il condor, guarda, è un animale un po' brutto, però è curioso vederlo, come che è una stazza così. E io l'ho creato da piccolo, gli davo la frutta, banana, mela, tutta la mia razione speciale per lui. Ma un giorno sono a casa e qualcuno ha ammazzato un topo, il topo era lì da settimane, e per caso lui mi sfugge dal braccio. E da una parte c'è il cibo che io preparo con amore per lui, e dall'altra c'è il topo marcio. Secondo voi, dove va il condor? Ma che condor, che vergogna di condor che ho, non gli ho dato una bella educazione. Mi ha tradito questo condor, è andato a mangiare il topo putrido e io gli avevo preparato il cibo con così tanto amore. Ed è questa la natura peccaminosa che noi abbiamo. Noi siamo nati con questa natura. Anche se Dio ci dà l'amore, noi abbiamo questa natura che a noi piace il peccato, a noi piace quello che non è di Dio. A noi piace, non so, criticare, a noi piace mentire, piace, non so, andare in discoteca, bere, fumare. Sono tante cose che ci piacciono. Però andare a Dio per noi è contro la nostra natura. Capite? Il condor, anche se io avevo preparato, l'avevo insegnato, lui segue la sua natura. Andiamo avanti. E dopo c'è in Giacomo 4,7. Lasciatemelo leggere a me. Non leggetelo ancora voi. Allora, c'è questo. Io ho detto che non si può sconfiggere Satana, però c'è un versetto, una frase che dice questo nella Bibbia. Resistete al diavolo ed egli fuggirà di voi. Questo cosa vuol dire? Cioè, ci sta dicendo che possiamo vincere Satana, giusto? Quando una persona fugge di noi, io gli ho dato di santa ragione che lui è scappato con la paura, ho vinto, giusto? Se prendessimo il versetto così, staremmo mentendo a noi stessi. Però guardate cosa c'è scritto prima: sottomettetevi dunque a Dio. Sottomettetevi dunque a Dio. Prima andiamo a Dio e dopo possiamo sconfiggere Satana. Solo con l'aiuto di Dio possiamo sconfiggere Satana. E questo è un punto che chiudiamo qua. Poi andiamo a una domanda molto importante di Gesù a Pietro. Pietro aveva tradito Gesù. Gesù era risorto e lo chiama a parte a passeggiare. Lascia tutti i discepoli in spiaggia e lui chiama Pietro, c'è solo Gesù e Pietro. Adesso a me piace ragionare in questo senso, quando ci sono i versetti, questi versetti, no? Piace vedere se io fossi al suo posto. Allora, io ho tradito Gesù, adesso Gesù mi dice: voi state qua, voglio parlare da solo con questo qua. Già il cuore pulsava, no? Era il Signore dei Signori e io era figlio del Dio, lui era risorto e io cosa avevo fatto? Avevo tradito. Adesso mi sa che Pietro lo seguiva con la testa così e diceva a se stesso: adesso lui mi dirà che dovrò ubbidire al resto della mia vita, dovrò ubbidire, dirà che sono un codardo, dirà che sono stato maligno, dirà che non mi vorrà più come discepolo. E a un certo punto lui sente la voce amata del nostro
Redentore che gli dice cosa? Cosa gli chiede Gesù? No, ma prima di appascente, mi ami. Vedete, amore cos'è? Relazionamento. Non ha parlato di obbedienza Gesù, ha parlato Pietro, tu mi ami. E dopo sappiamo tutta la storia com'è andata, cosa ha risposto Pietro. Comunque è il relazionamento prima dell'obbedienza. E c'è la più grande menzogna di tutte. Quando si tratta di menzogne, Satana è il più grande bugiardo di tutti. E c'è una cosa che lui ha messo nel nostro DNA, no? Che molte volte noi ci caschiamo come topi nel... Dice, prima di andare a Dio, tu devi cambiare. Questa è la maggior menzogna che Satana ci ha detto. E questo purtroppo, la nostra società è piena di questo. E anche noi molte volte. La scorsa scuola del sabato l'ho confessato anche qua in chiesa. L'ho detto, c'era un periodo della mia vita che io ho detto, no, io non sono degno di adorarti. Vado in chiesa, aiuto i miei fratelli, ma sono peccatore, non mi merito la tua grazia. Dopo ho detto, come ho sentito nel un culto in internet, diceva appunto il pastore, che un ragazzo gli diceva, io non merito più Dio, e il pastore gli dice, se te pensi in questo modo, non sei stato mai vicino a Dio come lo sei adesso. E io l'ho dato al Signore in quel momento, mi sono inginocchiato, pregato e ho accettato la sua grazia. E questo culto mi ha aiutato a cambiare la mia vita, questa meditazione. Perché Dio vuole relazionamento con noi. Però andiamo avanti. E lasciatevi che vi faccia una domanda. Non so se devo... Qualcuno di voi si è già ubriacato? Vado più. Qualcuno di voi ha già bevuto una birra, un whisky, vino? Qualcuno di voi? Ah, c'è una bella percentuale qua, Così. Allora, ma adesso non alzate le mani, perché quello che vi chiedo è pesante. E io potrei chiedervi, qualcuno di voi è già stato ubriacato e diceva, Giorgio, io mi sono ubriacato, una cosa brutta. E ho detto, ma io direi, ma ti sei ubriacato veramente? Sì, sono anche caduto per terra, guarda, una vergogna. No, se ti sei ubriacato al punto di restare biotto e uscire nudo per strada. No, Giorgio, mi sono ubriacato però arrivare a questi... Ma Noè lo fece. E cosa dice la parola di Dio su Noè? Noè era un uomo giusto e integro fra i suoi contemporanei. Adesso c'è in portoghese, scusate la traduzione. Però la Bibbia dice che lui era un uomo integro. E nonostante era nudo per strada ubriaco. Se oggi qualcuno di noi farebbe questa cosa e la Chiesa lo sapesse... Oh, non andiamo più avanti. Allora, codardo. Siete già stati codardi? Sì, io sono stato codardo, ma l'uomo era grandissimo, aveva le braccia che erano il mio tronco. No, quello più codardo. Sì, però lui mi quasi mi picchiava. No, codardo da lasciare la tua moglie che avesse relazioni sessuali con questo uomo per paura di lui. No. Io preferivo che mi massacrasse di botte, ma questo mai, per favore. Ma Abramo lo fece. Abramo? Cosa ha fatto Abramo con il faraone? È mia sorella. Era codardo Abramo. Ma nonostante ciò, cosa dice la Bibbia di Abramo? Andiamo a vedere. Era amico, padre della fede, però era un uomo perfetto. La Bibbia dice. Adesso vi chiedo, voi siete mai andati a spiare la moglie del vicino dalla sua finestra? Ma Davide lo fece. E sapete cosa ha fatto? Ma nonostante questo, la parola di Dio, la Bibbia dice, Davide era un uomo secondo il cuore di Dio. Adesso andiamo, giustificazione, giustizia. Ok?
aprite le Bibbie in Geremia 23:6. Geremia 23:6. E vediamo cos'è giustizia. Ai giorni d'esso Giuda sarà salvato e Israele starà sicuro nella sua dimora, e questo sarà il nome col quale sarà chiamato: l'Eterno, nostra giustizia. Cos'è giustizia? Giustizia è una persona. Giustizia non è un concetto, è una persona. Se vuoi essere giusto, puoi dimenticartelo. Non possiamo essere giusti, perché giustizia è una persona. Vuoi essere giusto, allora vai dalla persona giustizia, lo abbracci, resta con lui e lì sarai giusto. Adesso andiamo a Marco 9:33-34, in cui racconta che i discepoli si sono allontanati da Cristo e hanno cominciato a bisbigliare. Facciamo un po'... Voglio fare tipo un teatrino per rappresentare ciò che succedeva veramente. Allora, loro accompagnavano Cristo durante la giornata, giusto? Cristo era fra di loro, e loro a un certo punto avevano un nervoso dentro di loro e dicevano: io voglio peccare, e si mettevano uno all'altro: voglio peccare, e l'altro diceva: anch'io, io non ce la faccio più, devo peccare. E allora cosa fanno? Rallentano il passo, e Gesù va piano piano, si allontana. Quando Gesù è a una certa distanza, allora il peccato è venuto e loro litigavano: io sono più grande di te, perché lui me l'ha detto. No, io sono più grande di te, io devo comandare l'esercito dell'Eterno. Hanno litigato. E allora Gesù dice: figlioli, cosa sta succedendo? Niente, Gesù, niente. Se lui viene, non possiamo più discutere. No, niente, è una discussione nostra. A me piace pensare questo, perché è più... la rendi più umana la storia, perché noi siamo fatti così. Dovete vedere che quando siamo con Gesù è impossibile peccare. I discepoli erano nervosi proprio perché Gesù era fra di loro. Quando Gesù si è allontanato, allora è venuta la liberazione, e allora hanno cominciato a litigare. E appunto viene un'altra volta Romani 8:1. Apriamo questo è importante. Romani 8:1. Romani 8 versetto 1. Allora, non v'è dunque ora alcuna condanna per quelli che osservano i 10 comandamenti, giusto? Ah, lodato sia il Signore. Non v'è dunque ora alcuna condanna per quelli che sono in Cristo. E dopo, in Giovanni 14:15, Gesù dice: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Ma prima di osservare i comandamenti, cosa dice? Se mi amate. Un'altra volta, prima il relazionamento. Andiamo avanti. Voi lascereste un ateo venire in chiesa? Sì. E diciamo che questo ateo ha sposato una fanciulla avventista. E questo ateo era un uomo di carattere, un uomo, insomma, con principi, no? E allora, cosa fa? La sposa, no? La ragazza dice: amore mio, per amore a me, vieni in chiesa con me, accompagnami, perché sai, ci sono altri ragazzi, io non voglio stare da solo, almeno vieni te. E lui viene, gli piace l'ambiente, così fa amici, però è sempre altro. E lui viene e canta loda al Signore, come tutti noi, però è ateo. La moglie dice, come non lavora la moglie, lei dice: guarda, mi sento in colpa di non devolvere niente al Signore. Io non lavoro, lavori te. E lui comincia a devolvere la decima, no? Questo ateo non ruba perché è un ateo di carattere. Questo ateo non tradisce la moglie perché la ama.
questo ateo non uccide, perché lui non farebbe qua. Amici miei, carissimi, l'ateo sta compiendo i 10 comandamenti, giusto o no? Adesso la domanda, salvo o perduto? Eh? Perduto. Vedete? Andiamo adesso a mettere giù dei concetti che noi abbiamo dentro il nostro cuore, ma che molte volte è difficile capire. Adesso avevo bisogno di un volontario. Puoi venire te, caro Paolo. Allora, mettiti qua in mezzo e adesso ti chiamerai pure. 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 E diciamo, immaginatevi che io sono il manager di una grande ditta e c'è il presidente che si chiama, non so, Giampiero. E io sono il vice e la moglie di Giampiero, la Fanny, è una mia subordinata. E un giorno arrivo al lavoro tutto arrabbiato e vedo Fanny che non sta facendo bene il suo lavoro. E dico di tutti i colori a Fanny, te non sei una buona funzionaria, io non ti dovrei accettare, sei qua per nepotismo, guarda, non ti vorrei mai più vedere nella vita. E la lascio in lacrime. E adesso Fanny torna a casa e parla con Giampiero, che è il mio capo. Giampiero si offende o non si offende? Si offende. Adesso andiamo a capire. Allora, io, qua c'è Fanny e di qua c'è Giampiero. Io ho litigato con Fanny e l'ho offesa, ma offendendo Fanny ho offeso pure Giampiero. E Giampiero dopo mi viene a dire a me che sono il suo subordinato. Però se io non offendevo la Fanny, non offendevo pure Giampiero. Capite? Adesso puoi sederti, Paolo, grazie mille. Adesso apriamo la Bibbia in Prima Giovanni 3:4. Io c'ho questa, c'è una traduzione, ho preso questa che c'ha la traduzione che mi interessa. Prima Giovanni 3:4. Ok, Primo Giovanni 3:4. Chiunque commette il peccato commette pure una violazione della legge. C'è una frase che noi abbiamo imparato, o che io ho imparato. Cos'è il peccato? Peccato è la trasgressione della legge. È sbagliato questa frase. Non è la trasgressione della legge, il peccato. Guardate. Cosa c'è scritto? 3:4. Chiunque commette il peccato commette pure una violazione della legge. Il peccato sta prima o dopo della parola pure? Prima. Dopo c'è la trasgressione del peccato. Dimostrazione. Davide, quando ha visto la ragazza che faceva il bagno, lui poteva averla vista, però non era con Gesù in quel momento. Perché se era con Gesù, lui diceva a un soldato, vai a prendere quella ragazza e digli per carità di non più fare il bagno davanti a tutti, perché, per favore, è un attentato al pudore. Ma lui no, lui ha lasciato, come diceva il pastor Bouillon, che il peccato è come un nido di uccelli. No? Se noi stiamo fermi e viene l'uccellino, no, che è il pensiero, e comincia a fare il nido nella nostra testa, e dopo si mette lì, fa l'uovo e commette il frutto. Allora, il frutto è la trasgressione della legge. Perché dopo, allora, il peccato, lui ha visto la donna e dopo cosa ha fatto? Ha chiamato e sono andati in camera da letto. Dove ha peccato Davide? Nella camera da letto, commettendo l'adulterio? O prima, quando l'ha vista nel giardino? Quando l'ha vista nel giardino, che ha alimentato il pensiero. Quindi peccato non è la trasgressione della legge,
il peccato è una cosa, la trasgressione è la sua conseguenza. Non desiderare. Andiamo avanti. Angelina Jolie. Allora, c'è stato un pastore, a me è piaciuta tanto questa risposta, è un pastore medico. E nell'ospedale c'era uno dei dottori che non era avventista, non era cristiano. E sapete, ci sono quelli che danno, scherzano, no, con la fede. E allora un giorno c'era tanta gente e questo che, infedele, no, scherzo, questa persona che non credeva in Dio, fa una sfida a questo pastore e dice: Marcus, i pastori non mentono. E lui, conoscendo, sì, non mentono, dove vuoi arrivare? Ok, adesso ti lancio una sfida, qui davanti a tutti, se per caso appariva Angelina Jolie, adesso vestita, profumata, che si insinuasse a te, te come uomo, cosa faresti? Rispondi subito, Marcus. E il pastore gli dice: guarda, io ti do la risposta e tu concorderai con me. E lui dice: vuole vedere, dammi la risposta. Allora lui dice: cari fratelli, questo che sto per contare è una metafora, diciamo così, non è un'apologia alla carne. Allora, dice il pastore: allora, io sono andato a un ristorante, avevo una fame da lupi. Arrivo nel ristorante e la prima cosa che mi danno è una bistecca alla fiorentina. E io mangio la bistecca con riso, patate fritte, metto la salsa, c'era anche pesce, comincio a mangiare il pesce, dopo mi viene il risotto ai porcini, dopo c'è il dolce, e io è lì che entro, una delizia. E a un certo punto non ce la faccio più, ma arriva il cameriere e mi dice: deve provare questo gelato che è una bontà, un fior di latte. E allora, tanto il gelato si scioglie, io lo metto, allora sono entrato nel gelato. E dopo c'era anche la ciliegina, ci ho provato a mangiarla, ma no, non ce l'ho fatta, l'ho sputtata. Ero pieno, e dopo ho preso un taxi, stavo sentendo male, e sono arrivato a casa tua, dicendo di questo. E a casa tua moglie aveva fatto una lasagna, ma una lasagna di quelle, con un profumino, proprio doc. E te diceva: Marcus, sei arrivato nel momento giusto, Marcus. Mia moglie fa questa lasagna ogni 6 mesi, guarda, devi provare, mangia un pezzo. E io dicevo: guarda, la lasagna è buonissima, la lasagna è bellissima, c'è un profumo pazzesco, ma io sono soddisfatto. E lui dice: poteva venire Angelina Jolie, poteva venire, non so, Belen Rodriguez, la più bella donna che voleva fare tutto con me, se io ho la mano, nella mano del mio Gesù, io in quel momento sarò soddisfatto. Continuiamo. Diamo la mano a Gesù. Allora, natura santa verso natura peccaminosa. La natura peccaminosa, vi ho detto, noi siamo nati. E c'è la natura santa, che questa la riceviamo nel giorno del battesimo. Un esempio: se hanno domandato a un ragazzo che aveva dei problemi e non riusciva a resistere a una delle sue tentazioni, no? E il pastore gli chiede: guarda ragazzo, ti capisco, però nel giorno che ti sei battezzato, te resisteresti alla tentazione? Ah, sicuramente. Vedete, quando ci battezziamo riceviamo la natura santa intatta. Viene la natura santa che entra di noi e dà un grande pugno nella natura peccaminosa. E in quel momento noi siamo blindati da Gesù. Solo che dopo cosa succede? Torniamo a casa, magari c'è la domenica sera, non so adesso perché non lo seguo, però so che è nella bocca di tutti, anche dei miei colleghi maschi, no? di lavoro, Big Brother, no? E allora vanno e: ah, io non posso perdere il Big Brother, no? O altri programmi. E dice: e sapete cosa state facendo in quel momento?
perché lui dice, ah, quando mi sono battezzato io non ho detto non vedrò Big Brother, poi io so la differenza fra bene e male, vedrò solo un pochino. Allora comincia a vedere e piano piano stai dando dei panini alla natura peccaminosa, e dopo appare quella bionda lì e gli dai ancora un panino, appare qualcos'altro là, un altro panino. Un po', dopo un po' la natura peccaminosa torna ad avere forza e dà un pugno nella santa, e la santa cade per terra. Dobbiamo stare attenti a quello che facciamo, non è un dovere. Noi abbiamo una natura peccaminosa e una natura santa. Io per esempio è da un po' di tempo che sto ascoltando solo musica sacra. Ascoltavo musica, cioè il sacro, profano e la secolare, no? Ascoltavo molta musica secolare e la mischiavo con la santa. Però non dico che dovete farlo, non dico che dovete farlo, questa è una scelta mia. E come ho detto all'inizio del culto, noi dobbiamo lodare e seguire il Signore con la coscienza. Io ho avuto questa necessità, l'ho fatto, e per lode e gloria del mio Dio mi sta dando tanti risultati, perché io voglio alimentare questa mia natura santa. Però guardate, andiamo avanti. Cosa devo fare allora per essere salvato? Devo lasciare di fumare? Devo lasciare di bere? Devo lasciare le mie quattro amanti? Devo lasciare questo? Devo fare questo? Devo smettere di essere omosessuale? C'è chi ha detto anche, ma io dico di no. Non devo lasciare niente. Non devo lasciare niente. Ma Giorgio, ma che stai dicendo, una blasfemia adesso? No. Perché prima dobbiamo andare a prendere la mano di Gesù. Dopo lui ci condurrà. Il figlio prodigo quanti bagni ha fatto prima di tornare al padre? Ha fatto la barba lui per caso? Si è tagliato i capelli? Ha comprato la nuova roba da vestire? Era sporco, con la puzza dei maiali ancora. Io me lo immagino con la barba lunga, capelli tutti pieni di... E cosa ha fatto il padre vecchio? L'ha abbracciato. Sapete cosa può dire Dio quando noi non ci salviamo? Lui non dirà mai perché te non hai osservato i miei comandamenti, perché lui lo sa già. Lui ci dirà semplicemente perché te, mio figlio. Noi piangeremo perché non saremo salvati, e lui ci dirà solo questo: te non hai accettato il piano di salvezza che io ti ho proposto. Tu hai lasciato che la tua natura santa morisse, e purtroppo non posso far niente. Lui non ci dirà perché te non sei venuto in chiesa il sabato, perché te non hai dato la decima, perché te... No, non dirà questo. Dirà perché io ti ho dato la salvezza, te non l'hai accettata. Adesso andiamo verso la fine. E c'era appunto un'esperienza di un uomo sessuale che me l'ha raccontata Walter, che si è curato, no? Ma diceva che cioè non si è curato totalmente, perché ogni tanto veniva la tentazione, però si è sposato, ha la famiglia e così. Questo mi ha colpito tanto, perché io credo una cosa: diabete ha cura. Diabete, c'è la cura per diabete, c'è la cura per la non so adesso la malattia, adesso mi sono... Comunque per il diabete non c'è cura, giusto? L'omosessualità dicono che non è una malattia, e io lo credo anch'io che non è una malattia, è un sintomo. Come tutti noi abbiamo la stessa malattia dell'omosessualità. Non mi capite? Vi spiego. Alcuni hanno il sintomo dell'omosessualità, altri hanno il sintomo di tradire la moglie, altri hanno il sintomo di rubare, altri hanno il sintomo di mentire. Alla fine la stessa malattia, la malattia è la stessa. Adesso, per spiegare bene, faccio l'esempio del diabete. Allora, io vado in ospedale e c'è un ragazzo che è mio amico che ha il diabete. E lui mi chiede: cosa stai facendo? Cosa vai all'ospedale? Vado a controllare la mia glicemia. Allora arriviamo tutte e due, lui dice: bom, vengo con te e controllo anch'io la mia. Vengo io, l'infermiera mi toglie il sangue a lui, l'infermiera dice:
voi due siete normali. E io mi chiedo, ma come? Io non ho il diabete, lui ha il diabete, com'è che siamo normali? Perché lui al mattino ha avuto la compensazione, no? L'ha compensato. Lo stesso è per la nostra natura peccaminosa. Noi non la cureremo mai in questo mondo. Dobbiamo compensare questa malattia. E l'unico che ha la glicemia per curarla è Cristo. È l'unico che ci può compensare. Ma non possiamo andare... Il diabete lo fa una volta la glicemia e non lo fa più. Ogni giorno. C'è gente che anche più di una volta al giorno. Dipendenza dalla gravità. Con Gesù non è una volta al giorno, è secondo a secondo. È per questo che ho lasciato un po' la musica secolare, qualche programma. Non è che non vedo film così, però preferisco vedere, sentire culti, preferisco sentire musica sacra, musica che possa dare, perché la mia natura peccaminosa è potentissima. Voi non immaginate, voi mi vedete il sabato qua, però sono un lupo col vestito di pecora. Ed è questa l'ultima cosa che vi dirò. Trapianto del cuore. Quando qualcuno fa un trapianto di cuore, quando prende il cuore dell'altra persona, non lo prende e basta, cioè magari l'Anna ha bisogno di un cuore, io purtroppo muoio in un incidente e lei prende il mio cuore. No, i medici tagliano pezzetti del cuore, lo preparano, fanno una specie di scultura, no? Per poter entrare nella cavità torassica dell'altra persona. E lo stesso fa Cristo con noi. Cristo deve limare il nostro cuore. Lui ci sta preparando un cuore. Alcuni l'ha già dato, alcuni sta preparando. È un cammino. E questa è alimentare la nostra natura. E adesso c'è quella del lupo, no? Immaginatevi i lupi, il nemico, diciamo così, il pasto preferito è la pecorella, no? Però c'era un lupo che da dietro agli alberi osservava le pecorine. E diceva, ma che bello, ma come posso tu? Sono così belle, simpatiche, sono sempre unite. Sai una cosa, io volevo sapere un po' di più delle pecore. E comincia a leggere i libri delle pecore. E dopo un po' dice, no, io voglio essere pecora. Allora decide. E entra un po' nella calce e tutto il pelo rimane bianco. Però va in mezzo alle pecore e le pecore notano che lui è un lupo e scappano via. E lui dice, allora se devo essere pecora mi vestirò come una pecora. Allora si mette il vestito di pecora e lì comincia, l'accettano, è in mezzo alle pecore e lui è contento, ah, finalmente pecora, oh gloria. Però dopo un po' cosa comincia lo stomaco. E il lupo si guarda intorno e vede le pecore che mangiano l'erba, no? E lui fa un po' comincia a mangiare l'erba. Dice, ma che cosa, non c'è sapore in questo. E intanto mastica, no? E la pecora, il fratello pecora, è buono, delizioso, guarda. E dopo di notte vede le pecore che rimuginano, no? E lui guarda, bene che comincio anch'io a rimuginare, se no qua notano e comincia anche lui, no? Però passa una settimana, due settimane e lo stomaco è sempre, e lui comincia ad avere, in Brasile si dice saudade, no? Saudade, no? Di nostalgia. Della vita da lupo, no? Delle uscite notturne, degli amici, della carne. E in un momento non c'è il pastore pecora, non c'è la pecora anziano o la pecora diacono, e lui scappa via, torna dai suoi amici e di sabato è ancora lì dalle pecore. Però non giudicate questo lupo, perché di notte lui urla, clama al Signore per un cambiamento. Si sente in colpa per essere lupo.
Però arriva questo nuovo cuore e questo lupo riceve il cuore e la natura di Dio. Cari fratelli, in questo momento volevo chiedere, magari sto predicando per qualcuno che è lupo, siamo un po' tutti lupi, abbiamo tutti questa natura peccaminosa. E io vi chiamo a non giudicare mai nessuno, a non vedere con gli occhi di Dio le altre persone. Anzi, perché se le vedete con gli occhi di Dio, le amerete per dare la vostra vita a loro. Però pensate che questi lupi, che siamo noi qua, sono persone che vengono qua per sentire la parola di Dio, per cambiare, che stanno aspettando questo trapianto. E io volevo allora, per finire, invitare a chi vuole questa natura santa o a chi vuole alimentarla, perché vi ho detto, quando ci battezziamo riceviamo, ci sono persone che non sono battezzate e ci sono persone che magari hanno lasciato la natura santa a casa. Alziamoci in preghiera, in una preghiera silenziosa, per un minuto, nessuno pregherà, utilizzatelo questo minuto per parlare con Dio, per farvi ricevere questo cuore. Vi invito ad alzarvi e adesso stiamo un minuto in silenzio e dopo farò una piccola preghiera io. Caro Padre che sei nei cieli, Signore, ti ringraziamo per il dono della grazia e ti ringraziamo perché ogni mattina ci inviti a stare con te, Signore. Ogni mattina rinnovi la tua grazia, le tue misericordie si rinnovano, Signore. Signore, noi siamo peccatori, noi siamo trasgressori della legge, Signore. Che tu possa stare con noi, avere misericordia, che possiamo sentire la tua presenza vicino a noi, che possiamo cercarti, Signore, non con le nostre opere, Signore, ma semplicemente cercarti in preghiera, leggendo la Bibbia, Signore, cantando lodi a te. E se dobbiamo cambiare, e sicuramente dobbiamo cambiare, insegnaci a non farlo con le nostre forze. Signore, noi abbiamo questo dentro il nostro cuore. E questo è abominevole ai tuoi occhi, Signore, quando proviamo a fare tutto con le nostre forze. Aiutaci a consegnarci a te di tutto il nostro cuore e con tutta la nostra coscienza. Sono i favori che ti chiediamo in nome di Gesù. Amen.